Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Elisa e vi do il benvenuto su questo canale. Allora, oggi sono qui per parlarvi di un libro che io ho amato tantissimo e di cui spero davvero si capisca perché è un libro molto complesso. Quindi partiamo subito. Allora, il libro in questione è I fratelli Karamazov, scritto da Fyodor Mikhailovich Dostoevskij. Allora, la vicenda di questo libro, che ha, adesso vi dico bene, ma ha esattamente 1056 pagine ed è edito Feltrinelli. La traduzione è a cura di Serena Prina. Allora, è un libro meraviglioso, ma è altamente complesso. La vicenda e le tematiche che ci stanno dietro. La vicenda si svolge tutta incentrata sulla famiglia Karamazov, che è composta da un padre, Fyodor, il primo figlio, che si chiama Dmitri, detto Mitya, e viene dal matrimonio di una prima moglie, che in seguito morirà e Fyodor si risposerà con un'altra donna, da cui avrà altri due figli, il secondo Ivan e il terzo Alexei, detto Alyosha. Allora, sia il padre che i fratelli hanno stili di vita completamente diversi e nella vita prendono strade totalmente diverse. Il padre è un piccolo proprietario terriero, infatti possiamo vedere che ha anche dei servi, che sono Grigori e Marfa, che sono marito e moglie, e poi un terzo, di cui vi spiegherò dopo perché è un pochino più complesso, che si chiama Smerdiakov. Allora, il primo figlio è un soldato, ormai ritiratosi, ma lui ha questo grandissimo debito con Katerina, che è la donna che lui dovrebbe sposare. Dico dovrebbe perché abbiamo un intoppo di un'altra donna, Grusienka, che però interessa molto anche al padre Fyodor, e quindi i due all'interno di questo romanzo andranno a litigare e quasi ad ammazzarsi per Grusienka, che però non è vista molto bene dagli abitanti del villaggio, si pensa sia una poco di buono. Il secondo figlio invece, Ivan, lui ha una carriera molto più da intellettuale, infatti possiamo vedere che è sempre quello pacato che ragiona sui fatti che avvengono, sulle questioni, cerca anche di far ragionare il padre e il fratello maggiore. E possiamo vedere come lui provi un certo sentimento per Katerina. Il terzo figlio, Alyosha, invece intraprende la carriera ecclesiastica, lui è devotissimo a questo Starik, Zosima, ma che ad un certo punto morirà, viene considerato quasi un santone, e c'è questa bellissima parte in cui, bellissima, un po' macabra però molto bella perché fa capire quella che era la credenza di un tempo, la salma viene vegliata dai monaci, la salma dello Starik, ma inizia ad emanare un forte odore, no? E questa cosa viene presa come scandalo perché lui veniva considerato un santo a dismisura e quindi la sua salma non poteva puzzare. Il figlio, ad un certo punto, Alyosha, non riuscirà più ad intraprendere la carriera ecclesiastica, o meglio, lui è assolutamente devoto alla sua credenza, ma capisce di dover tornare momentaneamente alla famiglia e al mondo per acquisire tutte le conoscenze necessarie per poi, diciamo, iniziare la sua carriera da vero monaco, che è anche una delle predizioni che lo Starik, Zosima, prima di morire, gli fa. Allora, è una vicenda, questa è la vicenda molto 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 riassunta. Che cosa succede ad un certo punto però? Il padre, Fyodor, viene ucciso malamente, infatti la sua morte non è molto molto carina, però non viene descritta, non è assolutamente un romanzo macabro, anzi. E viene accusato il figlio Dmitri, il primo figlio, perché si sapeva che era che aveva certi dissapori con il padre proprio per Grusienka. Alla fine del libro
scopriamo che in realtà non è stato affatto Dimitri, lui subito si discolpa, anzi lui è molto 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 agitato perché sa di aver colpito con un pestello da cucina Grigori, il servo, perché lui il padre non l'ha ucciso e quindi è agitatissimo, pensa di aver ucciso Grigori e per questa cosa va quasi nel panico. In realtà, grazie a Ivan, appunto uomo di intelletto, capiamo che chi ha ucciso Fyodor è stato Smerdiakov, il terzo servo. Allora, Smerdiakov si chiama così perché è figlio di una donna, Smerdiaskaya, che era conosciuta nel paese per avere un notevole ritardo mentale. Si vociferava che Fyodor, numerose donne, fosse stato anche con questa Smerdiaskaya e che il figlio che lei aveva partorito nel suo giardino fosse appunto un figlio illegittimo di Fyodor. Abbiamo la prova che questa storia sia vera, ciò nonostante la madre di Smerdiakov muore subito dopo il parto e quindi Fyodor decide di allevare il figlio non come se fosse figlio suo, ma come se fosse il figlio di Marfa e di Grigori. Soltanto che Smerdiakov soffre di questo mal caduco, che sono crisi epilettiche, e quindi lui dice che non le può prevedere. In realtà alla fine noi capiamo che lui spesso se le fa venire apposta queste crisi epilettiche, e una volta in cui lui dice di avercela avuta e che effettivamente se l'è fatta venire è stata proprio la sera dell'uccisione di Fyodor, dopo averlo ucciso per avere un alibi. Lui voleva vendicarsi perché comunque non sopportava Fyodor, lo trattava come un mentecatto, come se non capisse le cose. In realtà è molto intelligente, anche perché prima di andare a processo Ivan capisce tutto, ha questa fortissima crisi in cui vede il diavolo, in cui in realtà è andato un po' fuori di testa, e di conseguenza lui va ad accusare Smerdiakov, gli parla, lo accusa, e il giorno dopo, quando in tribunale Ivan dice effettivamente è stato Smerdiakov e gli racconta tutta la storia che Smerdiakov ha ammesso, fanno per andare ad arrestare Smerdiakov e farlo confessare, ma lui si è già impiccato. Quindi, se non volete sapere la fine, ve l'ho detta, ma è solo per inquadrare bene il romanzo. Allora, è un romanzo molto complesso, è un romanzo molto lungo, ci sono tantissime parti su proprio la tematica religiosa, perché è molto importante. Alexei, io adesso non ve ne ho parlato molto perché nella storia lui fa da mediatore, però in realtà è una figura bellissima, è la figura che secondo me tutti amano all'interno dei fratelli Karamazov, e alla fine, cioè, il racconto si chiude proprio con questa figura che va al funerale di un bambino. È una parte struggente, io ammetto che ho pianto, cioè io piango un po' per tutto, però alla fine di questo romanzo mi sono scese un paio di lacrime, perché la morte di Liushka, che è questo appunto bambino molto malato, vi spezza il cuore. Quindi vi dico, dovete leggerlo assolutamente con calma e prendervi il vostro tempo, perché altrimenti, cioè, piangete tutte le lacrime del mondo. Però è bellissimo, c'è appunto la tematica religiosa trattata sotto diversi punti di vista. Ivan dice di non credere, lui si ritiene ateo, quindi abbiamo non soltanto la veduta della religione all'interno, ma anche dall'esterno, da una persona che non crede. Poi abbiamo la tematica amorosa, perché tra Grusienka e Katerina possiamo vedere come le due donne amano in modo diverso e sono amate in modo diverso. Abbiamo comunque la tematica della guerra, della passione, che viene principalmente incarnata dal personaggio di Mitya, ma possiamo anche vedere personaggi più marginali ma buoni, come Marfa e Grigori, i due servi. Quindi veramente, poi ci sono altri tantissimi altri personaggi che non sto qui a parlarvene perché sono personaggi abbastanza secondari, che però costruiscono la vicenda. Allora, ve lo consiglio, assolutamente sì ragazzi, io ve lo consiglio tantissimo. Se non avete letto niente di Dostoevskij, questo libro non ve lo consiglio come
inizio è molto lungo, è molto pesante, affronta tantissime tematiche che lui affronta già in precedenti libri. E direi di iniziare con qualcosa di un pochino più soft, come può essere Il giocatore, Le notti bianche, Il sosia. Vi parlerò delle notti bianche, vi lascio qua il video, del sosia e del giocatore ve ne parlerò prossimamente. Però assolutamente, cioè, è da leggere, è un romanzo pazzesco e l'abilità di Dostoevsky nel scriverlo è bellissima. Voi dovete sapere che Dostoevsky ha avuto questa grandissima crisi quando era molto giovane, verso i 20, mi sembra 27 anni se non sbaglio, in cui lui era condannato a morte per aver letto una lettera di Gogol, una lettera proibita di Gogol, in un caffè letterario. E nel momento in cui lui sta per essere fucilato, arriva la grazia. Lui era il terzo plotone che dovevano fucilare, quindi lui aveva già visto altri due plotoni, cioè due gruppi di persone andare a morire, lui doveva essere il terzo, e in quel momento arriva la grazia. Quindi lui si vede passare davanti, ed è una sua descrizione, non lo dico io, tutta la sua vita, e da quel momento lui cambia radicalmente il suo modo di scrivere. Lui non riesce più a scrivere nello stesso modo spensierato come faceva prima, e da questo momento in poi lui inizierà a soffrire di gravissime crisi epilettiche. Ed è per questo che sia in questo romanzo abbiamo Smerdiakov che soffre di crisi epilettiche, sia nel prossimo romanzo che andrò a recensirvi, che è L'idiota, il protagonista soffre di fortissime crisi epilettiche, e soprattutto per chi le ha effettivamente avute si ritroverà nelle descrizioni che Dostoevsky fa, perché sono molto dettagliate, molto particolari. Quindi ragazzi, io ve lo straconsiglio, è un libro bellissimo. Questo è sicuramente un romanzo che si può dire della maturità di Dostoevsky, quindi se non avete letto ancora qualcosa suo, andate prima a leggervi qualcosa di più leggero e poi questo. Se non mi seguite su Instagram, fatelo, vi lascio qua sotto il nome, perché ho già fatto un post ma ne farò un altro. E spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!